Una serata dedicata alla conoscenza di San Filippo Smaldone è stato questo il tema dell'incontro organizzato dall'Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta, che presso l'auditorium della Chiesa di Sant'Antonio hanno voluto ricordare il fondatore della congregazione delle stesse suore impegnate nell'educazione dei sordomuti, missione apostolica che ha contraddistinto San Filippo Smaldone, nato a Napoli in un periodo di difficoltà sociopolitiche e religiose che furono motivo di riflessione per il santo, che intraprese un cammino verso il sacerdozio caratterizzato da non poche difficoltà, ma sempre con la chiara vocazione caritatevole, maggiormente perseguita dopo l'ordinazione sacerdotale, ma soprattutto dopo essere guarito da una forte pestilenza che colpì Napoli ed il santo napoletano, miracolosamente guarito per intercessione della Madonna di Pompei. Successivamente San Filippo Smaldone volle impegnare le proprie energie nell'assistenza, l'istruzione e la formazione umano-cristiana dei sordomuti, partendo per Lecce, dove aprì il primo istituto per sordomuti affidati alla congregazione delle suore salesiane da lui formate. A Lecce fecero seguito gli istituti di Bari e Roma, a dimostrazione del forte radicamento da parte di San Filippo Smaldone nel territorio meridionale, donando la propria vita a Dio e al servizio dei sordomuti. Durante la serata, lietata dal coro della Chiesa dello Spirito Santo, sono intervenuti Monsignor Giovan Battista Picchieri e la Madre Superiora dell'Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta, che hanno voluto spiegare la missione apostolica di San Filippo Smaldone in un momento religioso, che ha anticipato anche le esperienze personali di una giovane ragazza del servizio civile e la visione laica della professoressa Cecilia Serafina, presidentessa del Movimento Laici Smaldoniani. San Filippo Smaldone fu canonizzato santo 10 anni fa, precisamente il 4 giugno. E le sue figlie spirituali, le Salesiane dei Sacri Cuori, danno giustamente risalto a questa ricorrenza, ringraziando il Signore per il dono di questo sacerdote. Lui era originario della Campania, del napoletano, però si è trovato poi nel Salento, precisamente a Lecce, e lì lui ha dedicato tutta la sua vita. Il Signore ha permesso che lui si incrociasse con un bambino sordo che gridava e la mamma si sentiva poverina, in difficoltà. E allora da quel primo contatto lui si sentì chiamato a dedicare tutta la sua vita a servizio dei sordi. Lui da solo non poteva tanto e allora il Signore lo illuminò e nacque così la Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori.